Bentrovati amici di Siena TV. In questa puntata vi parleremo di un tesoro di Siena racchiuso in un antico borgo medievale che sorge sulle pendici della Montagnola senese. Stiamo parlando di Torri, un agglomerato di antiche case in un paesino quasi fiabesco che si trova nel territorio del comune di Sovicille. Il borgo è situato nei pressi del fiume Merze e si raggiunge da un tortuoso viale bordeggiato da cipressi. L'accesso al villaggio, segnato da una porta ad arco dove adesso ci troviamo, ne testimonia l'origine medievale. Poche sono le case restaurate di recente e pochi anche gli abitanti. Nella piazza c'è ancora il grande forno che serviva a fare il pane per tutta la comunità. Qui la storia contadina ha scritto pagine commoventi con la gente del luogo che ha saputo vivere nella solidarietà, nella povertà, nella semplicità, conservando nei secoli tradizioni e cultura. Ma nonostante la povertà, Torri si arricchisce nel XII secolo di un tesoro artistico di elevata bellezza, il chiostro dell'abbazia di Santa Mustiola. Ci guiderà nella visita dell'abbazia di Torri e anche del chiostro Donaldo Lettieri, che è il parroco di Torri e di Rosia. Allora Donaldo, ci troviamo in questo luogo sacro che addirittura sembra risalire al 1069. Sì, ecco, dai documenti, insomma, ecco, dalle notizie che abbiamo, sì, proprio intorno, ecco, al 1070, la costruzione del complesso abbaziale, la costruzione. La consacrazione, ecco, della chiesa, invece, è attestato il 28 ottobre 1189. Fu una cosa abbastanza grande perché fu, ecco, la presenza di ben 4 vescovi, tra cui quello, ecco, principale, il vescovo di Siena, Bono, che era stato monaco qui a Torri, poi abate di Torri, poi preposto dei canonici del Duomo e poi infine arcivescovo di Siena. Vescovo di Siena. E con questa abbazia vi erano i monaci vallombrosiani che per volere del Papa di allora, Alessandro II, insediarono qui proprio un convento, anche perché questi frati erano molto attivi. A loro a un certo punto fu affidato il compito di costruire tutta una serie di mulini sul fiume Merze e per produrre poi che cosa? La farina, il grano da macinare, è vero? Sì, sì, fu una specie di accordo. Comunque, ecco, Siena, ecco, prendeva sotto tutela, comunque, ecco, la protezione, il monastero di Torri. Ecco, loro misero un po', ecco, tutto il loro sapere, ecco, per organizzare, costruire e sviluppare, ecco, insomma, tutta, ecco, l'attività dei mulini. L'abbazia è dedicata a Santa Mustiola. Perché questa dedica a questa santa che, tra le altre cose, il corpo viene conservato nella cattedrale di Chiusi? Chiusi. Ha una doppia intitolazione, alla Santissima Trinità e a Santa Mustiola. Santa Mustiola è una martire del III secolo, una martire, ecco, romana, che però subisce, ecco, il martirio a Chiusi. Siamo intorno al 274, ecco,
più o meno. Il corpo viene posto da quella fiorente comunità cristiana nelle catacombe che ancora oggi portano il suo nome, le catacombe di Santa Mustiola. Intorno al 1800 il corpo viene proprio traslato nella cattedrale di Chiuse e ora tuttora è sotto praticamente all'altare maggiore della cattedrale di Chiuse, di cui è patrona. Ecco, sotto l'altare maggiore di questa chiesa si trovano delle reliquie. Sì, ecco, quest'altare, diciamo così, è venuto fuori durante i restauri degli anni 29-30, perché era sormontato da un altare in stucco barocco, della fine del 1500, smantellando il quale venne fuori l'originale ara, quindi l'originale altare. E furono trovati anche un cilindro in piombo, molto probabilmente contenente quella pergamena della consacrazione, insieme a varie a reliquie e anche vasellame in vetro, molto molto raffinato. Il parroco di allora, era Donnello Bartalini, stilò una memoria che io ho messo in evidenza in quel quadro lì, proprio per ricordare cosa è contenuto una specie in questo sacello. La chiesa conserva anche delle opere d'arte piuttosto importanti, come questa che vediamo qui alle nostre spalle, una Madonna col bambino, che risale addirittura al 1300. Nella seconda metà del 1300. L'autore è Luca di Tommè, da notare come particolarità, oltre che gli incarnati, anche ciò è cosa tiene, insomma, perché la presentazione, cosa tiene il bambino nelle mani è un cartiglio con proprio scritto, no? Io sono la luce del mondo. Un'altra particolarità, però sarebbe da approfondire, è che nella mano della Madonna c'è un anello. Non è frequente vedere nella raffigurazione della Madonna l'anello. Ci sarebbe più una storia che ha un collegamento con Santa Mustiola, però, perché Santa Mustiola, venendo via da Roma, portò con sé come reliquia l'anello di fidanzamento della Madonna, anello che poi fu rubato da Chiusi dai Perugini e che ora è a Perugia. Può essere raffigurato qui l'anello di fidanzamento? Non lo so, è un'ipotesi suggestiva che potrebbe essere approfondita. Questo è l'altare di Santa Mustiola, raffigurata in questo quadro degli anni 30. Santa Mustiola con la palma del martirio e lo strumento con cui è stata martirizzata, i flagelli, subì la flagellazione con i flagelli. Una particolarità è quest'altare, ci sono gli ex voto, uno dei quali è al ricordo di una grazia ricevuta, il ritorno dalla guerra di Dino Signorini, che era qui, insomma, abitante qui di Torri. Queste campane non appartengono all'abbazia di Torri, ma sono state prelevate da Stigliano. Da Stigliano. Per quale motivo? Molto probabilmente perché la chiesa di Stigliano è stata chiusa, la parrocchia è stata soppressa, quindi un po' tutto il patrimonio della parrocchia di Stigliano è stato trasferito qui a Torri. È diventata questa la parrocchia, sia gli altari, i quadri giù in fondo, che queste campane, che però sono antiche,
che sono antiche. La data è proprio questa qua. Questa chiesa ha uno stile romano, però ci sono anche dei cenni gotici. Sì, ha avuto notevoli successive trasformazioni. Una importantissima e notevole è il portale. Il portale fatto con l'architrave sorretto da mensole, con girami di foglie, anche quello secondo il Canestrelli, opera della scuola di Giovanni Pisano, insieme un po' anche ai finestroni, ai tre larghi finestroni che danno luce a questa chiesa abbaziale. Ecco, l'ingresso è sempre stato... Sì, l'ingresso è stato qui, perché questa era la chiesa del monastero, la chiesa la chiesa del borgo era nella piazza, questa era la chiesa del monastero. Attiguo all'abbazia c'è il chiostro di Torri, che ora andremo a visitare. Anche in giornate grigie, fredde e piovose come questa, oggetti artistici di questa portata hanno un valore fantastico e un fascino tutto particolare. Certo, e la particolarità di questo chiostro è quello di aver conservato i suoi tre ordini, quello più antico della fine del 1100, che è quello romanico, e poi gli altri due ordini, quello 200-300 in mattoni e l'altro il successivo in legno della fine del 1300, inizi del 1400. La particolarità è che appunto il chiostro è conservato su quattro lati e con queste 11 arcatelle per lato e ha ogni capitello e l'elemento di raccordo tra l'arcatella e il capitello della colonna è costituito dal pulvino, che è questo, una specie di doppia mensola su cui si sono incisi scolpiti, per esempio da questo lato, delle scene bibliche. La creazione di Adamo ed Eva, la tentazione del serpente, che è questo, il sacrificio di Abele e di Caino, l'uccisione di Abele e poi anche gli elementi dell'arca di Noè. Il corvo che viene rilasciato, che non fa più ritorno, e la colomba con il ramo d'olivo nel becco. Questi sono un po' gli elementi, i soggetti biblici del chiostro. Poi sono variegati, ci sono gli intrecci geometrici, e poi gli animali simbolici, tra cui la sirena bicaudata e anche gli animali un po' intrecciati. C'è anche un alveare che indica appunto l'industriosità dell'ape, molto probabilmente anche della vita del monastero
un'indicazione anche di quello. Ecco, il chiostro era un momento di incontro, ma anche un luogo dove ci si poteva riparare, come in giornate come queste, dalle piogge, e quindi poter passeggiare, pregare, leggere i salmi. Per permettere, insomma, ecco, ai monaci, ecco, di passeggiare salmodiando. Adesso nella parte superiore del chiostro, qui è il secondo anello, mentre il terzo, sia le travi che i capitelli sono fatti tutti in legno. In legno. Sul come periodo, ecco, 1400. 1400, quindi un chiostro costruito in vari secoli, qui con molte probabilità vi erano anche le dimore dei monaci. Sì, i monaci ovviamente non rimane granché, anche perché il tutto è stato trasformato, insomma, in villa. Ecco, adesso il chiostro appartiene a dei privati, alla famiglia Costa di Genova, che comunque consente le visite dal lunedì al venerdì di tutte le settimane, vero? Sì, del chiostro.